era giunta alla fine della loro storia. Il sacrificio di King a cura di VB. L'uomo dal grembiule aveva portato una birra alla spina e l'aveva posata con rumore sul tavolo. Dopo di questa ne vorrà un'altra e poi una terza, aveva pensato Mario. Anna sapeva che era giunta la fine della loro storia e voleva far pagare a Mario quanta più birra poteva, così che lui si rendesse conto che lei sapeva che era la fine. Per nascondere i suoi pensieri, Anna finse ancora di informarsi. Un'operazione satanica diventa efficace solo se la persona su cui è fatto il satanismo viene a sapere dell'operazione? In linea di massima è così, rispose Mario. Però vi sono dei casi in cui, anche se la persona non sa che su di lei è stato operato un satanismo, ugualmente subisce il maleficio se in una vita precedente ha compiuto questi riti. Così almeno dicono i coglioni della magia bianca. E tu ci credi, disse Anna. Come faccio a crederci se per me è vero quello che dice Tom Priori? E cioè che nell'universo esiste solo il buio. Chi è Tom Priori? È uno che ha sempre dichiarato di essere un satanista. Io pure non vedo altro che nero nell'universo. Con gli occhi fissi sulla birra, Mario aggiunse: Vengo a casa tua domani? Domani non posso, rispose Anna, guardando oltre le spalle di Mario. E pensò, quando il rapporto con questa bestia sarà passato, mi sentirò libera come una piuma, galleggerò addirittura per aria. Appena ci lasciamo, mi troverò un vero bar e berrò una vera birra. E poi farò un coro con i camerieri. Mario pensò, quando mi ti sarò sbattuta per l'ultima volta, il mio seme sacro ti colerà dalla vagina e tu lo rimpiangerai per tutta la vita. Ma il suo seme non colò, perché Anna non volle più vedere Mario, anche se ebbe notizie di lui. Fu quando il suo nuovo compagno le volle fare ad ogni costo la prova del malocchio. Questa consisteva in una bacinella di acqua nella quale il compagno fece cadere una goccia d'olio. La goccia quasi scoppiò appena raggiunse l'acqua e il compagno disse ad Anna che lei aveva il malocchio. Allestì un rituale per proteggerla. Anna fu certa che era stato Mario a tirarle il malocchio. Commento. Dai pensieri negativi ci si difende creando un bozzolo intorno a noi. E come? Pensando continuamente in positivo.